Ha fatto tappa a Campofilone, uno dei 32 comuni interessati, il progetto Fermano Friendly, il Fermano per tutti. Al teatro del piccolo centro della Val d'Aso, famoso per la pasta, ma da conoscere anche per altri aspetti, operatori del settore turistico e dell'accoglienza hanno potuto conoscere meglio questo progetto, finalizzato alla promozione del territorio dei comuni del Gal Fermano grazie alle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Un progetto realizzato dalla cooperativa sociale Cogito di Capodarco di Fermo, dalla Confcommercio, dall'Associazione Commercianti, dall'APM Marche della provincia di Fermo e dalla Confesercenti Ascoli Fermo, con la direttrice Elena Capriotti, che al convegno ha illustrato il progetto, le finalità, le potenzialità. Individuare sui territori una vocazione particolare che possano, dove possano emergere flussi turistici nuovi. E turismo accessibile a stesso prezzo, stessa qualità, maggiore offerta turistica. Chiaramente in questa fase, progetto finanziato da GAL con un partenariato molto forte, non individualistico ma prettamente associativo per il territorio, ci sta presentando l'opportunità a tutti gli imprenditori che lo volessero in termini gratuiti l'inserimento in una piattaforma dopo che vi è stata un'analisi attenta, perché turismo accessibile significa sapere accogliere, avere del personale formato per l'accoglienza prima ancora che si passa nella fase successiva, quella della promozione a livello poi di Expo, per poter presentare i nostri itinerari pronti per avere una risposta attenta, perché l'accessibilità non è solamente colui che ha difficoltà, è accessibile il disabile, ma è accessibile anche la mamma con il passeggino. Quindi di per sé l'accessibilità porta dei numeri interessanti sui territori, quindi partendo anche da cluster interessanti che hanno seguito l'Emilia Romagna, la Toscana, e abbiamo voluto riportare delle, siccome questo territorio si presenta bene, si presenta accogliente, si presenta interessante per l'accessibilità e il turismo familiare, abbiamo voluto essere presenti con questo progetto. Quindi in questa fase siamo in una fase di implementazione, tanti sono gli operatori che stanno rispondendo e di questo siamo veramente orgogliosi. Tempi e modi per arrivare a questa piattaforma che offre poi delle possibilità interessanti in termini economici, di lavoro, di crescita? In questo momento la banca dati che è stata ormai strutturata, anche tutti gli itinerari, significa solamente muoversi sul territorio, andare noi con i nostri operatori e chi volesse intervenire, muoversi su 5 seminari di accoglienza per poter fare l'inserimento. C'è un'attenta attività anche telefonica che aiuta alla compilazione. E Cogito, che è capofila del progetto, sta raccogliendo interessanti adesioni. Il termine ultimo è il 28 di maggio, quindi invito tutti a essere partecipi e serve anche per riflettere quanto le proprie strutture sono realmente accessibili al di fuori delle obbligatorietà di legge. Quindi non è un turismo che deve rispondere se io ho una stanza che risponde all'accoglienza di un disabile, ma se io sono pronto come struttura ad accogliere questa nicchia di turismo interessante per questo territorio. Bisogna che anche il personale sia preparato ad accogliere. Si stanno attivando anche dei cicli formativi dove da una parte gli imprenditori devono essere pronti, ma ci deve essere un'azione di forte sensibilizzazione delle squadre che sono all'interno delle strutture. Quindi fase immediatamente successiva è quella della formazione del proprio personale. I temi portanti di Fermano Friendly sono accoglienza, mobilità, informazione per diffondere il concetto di un'ospitalità turistica per tutti. Rosanna Montanini è la coordinatrice del progetto. Il progetto ha come elementi importanti tre aspetti: il censimento delle strutture che sono coinvolte in questo percorso turistico, la definizione del portale, che è elemento caratterizzante per tutto l'aspetto pubblicitario, con presenza anche su social network, e i percorsi che abbiamo individuato sui vari territori del Fermano e su alcuni temi importanti come l'aria aperta, quindi mare, colline e monti, la storia e la cultura del nostro territorio, il manifatturiero come elemento di diffusione dei prodotti tipici della nostra zona, che vanno da quelli del distretto del Cappello al distretto calzaturiero, gli antichi mestieri, un percorso in tutti i paesi e alla ricerca di quei mestieri che hanno caratterizzato la nostra storia, con ricerca anche dei luoghi in cui questi mestieri sono ancora presenti. Mi riferisco ai ceramisti piuttosto che ai ramai e ai fabbri.
e così fino alle nostre rievocazioni storiche e alle tradizioni della nostra cultura, gli eventi e la nostra cultura contadina con tutti i suoi aspetti, sia a livello di rievocazioni che a livello di musei. Non può mancare l'enogastronomia, siamo a Campofilone che per esempio è nota nel mondo per una sua produzione tipica. Sì, tutti i prodotti dell'enogastronomia del Fermano sono evidenziati in un percorso che vuole valorizzare i prodotti tipici e vuole valorizzare anche i prodotti che sono, caratterizzano il territorio. Lei faceva riferimento al prodotto di Campofilone tipico che è la pasta, ma pensiamo a tutti i vini, agli oli, ai formaggi, a tutte le varie manifestazioni della cucina che si possono avere su questo territorio, dalla cucina degli orti, le erbe spontanee, la cucina marinara, la cucina locale, che caratterizza un po' tutta la nostra enogastronomia. E questo percorso ci dà l'opportunità anche di partecipare all'evento, insomma, che è importante per l'Italia in questo momento, che è l'Expo. Noi parteciperemo con tutti i nostri prodotti e con questo progetto alla Porta Expo della Regione Marche a fine mese al Diamante e parteciperemo al presidio agroalimentare di San Benedetto proprio per illustrare i prodotti e le tipicità che sono anche elemento portante di tutto questo progetto. Quello dei percorsi è la fase che coinvolge tutti i comuni del Galfermano, come abbiamo sentito, con proposte calibrate in diversi ambiti di riferimento, ma sempre con il territorio elemento caratterizzante. Ercole D'Ercoli è il sindaco di Campofilone, dove c'è questa tappa di Fermano Friendly, un progetto importante per cercare di dare ossigeno a un settore che è quello del turismo e che dietro si porta tante altre cose. Assolutamente sì, è un progetto molto importante. Naturalmente noi abbiamo messo a disposizione subito una sede per questa tappa, abbiamo sollecitato i nostri operatori ad intervenire, infatti stamattina ne vedo già diversi qui a teatro, che è una tematica importante. Come dicevi giustamente tu, può dare ossigeno a un settore un po' in difficoltà. E speriamo che queste iniziative fatte sul territorio creino la sensibilità necessaria. Si parla di territorio, Campofilone con le sue specificità può giocare un ruolo, però credo in una partita più ampia che coinvolga tutto il territorio. Assolutamente sì, guarda, c'è un principio che è assolutamente alla base di tutto, da soli non si va da nessuna parte. Noi Campofilone abbiamo un piccolo tesoro, un piccolo giacimento gastronomico, ma che mettiamo a disposizione di tutto il territorio, perché ripeto, da soli non si va da nessuna parte. Se non iniziamo veramente sul serio a fare rete su tutti i fronti, non avremo vita tanto lunga. Abbiamo le risorse, abbiamo delle eccellenze, abbiamo un territorio stupendo, manca forse un po' di sensibilità da parte di alcuni operatori, questo l'ho riscontrato. Queste iniziative servono anche per quello, per renderli pienamente consapevoli del ruolo che hanno nel fare accoglienza a 360 gradi. Non è un caso che c'è una parte del progetto dedicata alla formazione degli operatori. In questo ambiente, in questo territorio ci sono anche investitori che arrivano per puntare sulle strutture ricettive? Guarda, nell'ultimo periodo ho riscontrato un certo interesse proprio su Campofilone e sentivo anche alcuni colleghi. Certo, il momento è molto molto difficile e delicato, lo sappiamo tutti, le difficoltà che ci sono, però c'è qualcuno che ci crede fermamente e forse questo, per chi ci crede, è il momento opportuno.